Il CUS Bari, gli atleti e gli allievi di canottaggio e canoa chiedono di poter tornare ad allenarsi nelle acque antistanti il centro off limits dall'incidente mortale del 2015. Vediamo. Ammiraglio, partiamo da un punto fermo. C'è un regolamento che risale al 1976 che prevede cosa? Il regolamento prevede che nel porto la navigazione è riservata alle unità commerciali, alle navi e non sicuramente al diporto o attività sportive, che rappresentano invece un'eccezione in casi appunto eccezionali o particolari. Un divieto in vigore da oltre 40 anni nel porto di Bari, un porto commerciale. Fare attività sportive o da diporto non è solo una violazione ad un regolamento, ma è una questione di sicurezza, chiarisce il comandante della Capitaneria di Porto Meli. Dispiaciuto che gli atleti del CUS non possano allenarsi nello specchio d'acqua antistante il centro universitario sportivo per un equivoco, diciamo così, di fondo. Non esiste alcuna autorizzazione e quindi non c'è stata alcuna sospensione, né, aggiunge il comandante, era una diffida, la mia lettera è inviata un anno fa. Rammentavo piuttosto al CUS che fare canottaggio nel porto è pericoloso e le ordinanze in vigore lo vietano e non dal giorno successivo all'incidente mortale verificatosi nel 2015. Sono sinceramente dispiaciuto di questo equivoco che si è creato, perché il tutto sembra ricondursi a una guerra, tra virgolette, tra la Capitaneria di Porto e il CUS. Nulla di tutto questo, anzi, però bisogna anche dire che il porto non è un bacino di carenaggio, ma un'area di lavoro. Tuttavia si dice pronto a soluzioni alternative, ma esterne al porto. Allo studio, con comune e università, c'è una proposta. Consentire di entrare e uscire dal porto e poi espletare l'attività in un bacino sul waterfront a nord, dove potranno, tra le scogliere, frangiflutti e la costa, fare questa attività in sicurezza.